Okay, fuck it, I lied. It's drum and bass. What you gonna do? Benvenuti a tutti a questa nuova parte del Let's Play di Yumenikki. Dovremmo essere alla quinta parte, se non sbaglio. Ah, boh, io non lo so. Comunque, hey! Hey! Ok, hey. D'ora in poi inizierò a parlare con la Ash da Boara. Ma io ti stacco la testa. No, sarà così. Sarà così. Comunque, sfermi tutti. Tipo, sfermi. Ricky, ci stavamo... Che stronzo. Ricky, ci stavamo chiedendo... Ma non dovremmo bestemmiare un po' meno nei video? Tipo, quando faremo vedere i video ai nostri bimbi piccoli... Quindi conteniamoci un po' con le bestemmie. Quindi ci conteniamo un po' con le bestemmie, altro che censure. Giustamente. Ok, oddio. Allora... Ci eravamo lasciati l'ultima volta tipo in mezzo a una stanza astrospaziale e riguardando il video mi è venuta in mente una cosa da fare, quindi forse in questa no. parte ci ritorneremo. Non toccare niente, ti dico io dove andare. No, ok, però allora... No, ti dico io dove andare. Va bene, dai, guidami tu. Vai in giù. Vi dico la porta a sinistra. Ah, sì, quella fuori dallo schermo. No, okay, quella dove? Porta a sinistra viola. Questa qua, sì, vai su. Sei un infame, Sara. Vai su. Tu sei benissimo. Che cosa c'è qua? Sì, so benissimo che cosa c'è. Che bella, però. Questa qua credo sia la mia porta preferita. Aspetta, vado a cercarla su internet. Cosa c'è? No, non andare su internet. Dai, voglio esplorarla un po' così a caso. Che ci sarà qualcosa di tenerello. Ma che bella la neve. Io adoro la neve. Un igloo. Ehi. Oh, shit. Ehi! Teletrasporto! Entraci. Bene. Perfetto. Ok, questo posto non mi è per niente sconosciuto. Neanche per me. Questo posto mi è fottutamente familiare. Di qua sono bloccato, benissimo. Vai giù. Andiamo giù. Vai giù. Amore. Questo qui si chiama, se non sbaglio, Pink Sea. Posto di merda. No, è il mare rosa. È il mare di rosa. Ok, vi avviso, io so già che cosa succederà in questo posto. So ecco. Che Sara è una persona infame, quindi mi ha mandato qua di proposito. E bene, perfetto, continuiamo a camminare in questa... Occhio, che qui vicino c'è qualcosa che ti spaventa. Cosa che mi dovrebbe spaventare? Eh? Un palloncino! No, sto scherzando. Sto in mezzo all'acqua, merda. Che cazzo è successo? No, torna via. Ok, non era prevista questa cosa. No, aspetta, forse ho un'idea. Che cazzo vuoi fare? Let's go to the beach, itch. Ok, mi muovo velocissimo. Guarda che figata. Aspetta, adesso devo trovare quella mappa. Adesso devo trovare un altro palloncino, presumo, perché qua nell'acqua non potrò fare nulla. Aspetta. Yeah, il palloncino verde. Toccalo. Pim, pim, pim. Ok, perfetto. Sara, tu sai che cosa succede qui, vero? Sì. Entriamo. Una bella ragazzina come noi, che non parla, anzi ci snobba. Ecco, dai, di il nome di quella bella ragazzina. Allora, questa ragazzina qua è Poniko. Poniko! E nasconde un oscuro segreto. Tan tan. Per rivelarlo, noi dovremmo spegnere la luce... E avremo una possibilità su 64, porca puttana. Ecco. Una possibilità su 64 che accada una certa cosa. Quindi io direi, adesso accendiamo e spegniamo la luce fino a che non succede questa cosa. Oddio, ogni volta che spengo la luce è un'ansia. Questo pezzo lo taglio. Oh! Dio banale. La porta è chiusa. Non è stato bene. Perfetto. Ok, avviciniamoci a lui che è Boa. Ecco, lui è Boa. E ci porterà in questo posto random. Io credo di sapere come si chiama. Sì, per forza, tu hai il nome di tutte le stanze davanti. No, ma non sono sicura. Penso che si chiami Monochrome Street. Sì, è questo. E però in questo posto non ci sarà assolutamente niente, se non quello sfondo allucinante. Che ansia schifosa. Che cazzo è quel coso? Cos'è? È un boa. Non è un boa. Guarda, lui guarda. È un boa, che ha fatto una smorfia diversa quando l'abbiamo toccato, tra l'altro.
dovrebbe essere Uboa l'unico NPC che non potremmo uccidere col coltello. No? No, è l'unico. Non si può uccidere. E non credo ci sia altro da fare in questo posto, quindi torniamo alla stanza delle porte con la Medamaude. Yeah, Medamaude. Abbiamo visto Uboa finalmente. Uboa, scusate il casino, il microfono che ci sto ballando dentro. No. Ora Riku, vediamo dove ti posso mandare. Ma Sara, andiamo a prendere quel power up semplice che abbiamo Stai scoperto. Stai zitto. Sara, ascoltami. Andiamo a prendere quel power up semplice. Quello che abbiamo trovato. Ecco, brava. Vai nel mondo dei graffiti, quella porta rosa giusto. Questa sotto. Sì. Ok, perfetto. Allora, in questa porta ci eravamo già stati. E abbiamo scoperto che qua c'è un power up veramente easy peasy da prendere, quindi andiamo. Adesso io ti... Aspetta che mi vedo là. Tranquilla, ci penso io. Dovrebbe essere da questa parte. Da questa parte, seguiamo questo, che è un disegno. Sì, è un disegno. Se vedete la mappa dall'alto, perché ce lo siamo spoilerati, perché siamo dei brutti bambini. Eccola qua. Un disegno. Eccola lì. Questo qua è un effetto. È la bicicletta. La bicicletta. Non so come cazzo abbiamo fatto a non trovarla prima, perché l'abbiamo girato tipo per minuti e minuti sto posto. Esatto. E la bicicletta sarà tipo uno dei più utili con cui potremo andare in giro stravelocemente. Di corsa. Sì, e andiamo. Passiamo anche per la porta con la bicicletta. Tipo di sfondamento. Contro la porta. Ok. Ora, ferma, adesso ti mando in un bel posto. Ok, aspetta. Mandami in un bel posto. Allora, vediamo dove ti posso mandare. Ma se andiamo nel caso della neve, va bene. Le donne hanno sempre ragione, ragazzi. Nella porta rossa sopra. Questa qua? Vai. Sì. Non ci siamo mai stati, mi sa. Appunto. Cosa c'è? Ah, no, è la porta dei lampioni. Esatto, lì sai che cosa ci dobbiamo trovare. Qua c'è nel manga. Ti dico solo una cosa, quello che dobbiamo trovare non è come nel manga. Ah no? No. Allora non è quello con i lampioni. Sì, è quello del manga, però non si trova come nel manga. Sei sicura? Sì. E come fai a saperlo? Visto la mappa. Vabbè, ma è... Stai zitto. Ah, l'ombrello! Ecco, vedi che non so... così a vedi caso. Che non si trovava... Non si trova sotto un lampione come nel manga. A caso? Ok. Allora, io so già cosa fa l'ombrello. A mare. Fa piovere. È bellissimo. Bene. Ora... Allora, andrò in giro sempre così. Ti dico io dove andare. Andrò verso l'altro posto. Sì, esatto. Allora, fermo. Dimmi. Fermo. Calmati. Beh, io gironzo intanto. No, esci da questa stanza. Devo andare alla stanza delle porte? Sì. Ok, adesso abbiamo la guida. Da questa parte abbiamo la guida Sara. Medusa. Guida Ora. Medusa. Vai nella porta le varie con i a sinistra della porta della camera. Sei in grado? Ok, sì, scusami, sto smanettando un po'. Questa? A sinistra, esatto. Ma questa qua? Questa è quella con la foresta. Vacce! Questo ora torna indietro. Come ora indietro? Torna indietro. Indietro? Sì. E torna nel coso dove hai trovato la bicicletta. Perché? Perché te lo dico io. Devo aver paura. Sì. E cosa devo fare ora? Gira, finché non trovi qualcosa. Sì, ma ho una mano al posto della testa, cioè scusami. Ogni tanto mi viene questo disagio, no? Un bagno, pisciamo? No. Ok, non pisciamo. Seguiamo quel disegno. Pisci con la bicicletta addosso. Lasci una scia. Lì. Qui devo andare. Esatto. Ma qui c'eravamo già stati. Perché c'è un cono? Stai zitto. Ma c'era il cono? Aspetta un attimo. Allora, aspetta. Ecco, aspetta. What the fuck is this? Stai calmissimo. Ok, allora parli. Mi teletrasporta da qualche parte, sta troia. No, devi ucciderla, provaci. Accoppala, toccala. La sto toccando, ma tipo le esci. Uccidila! Le esci qualcosa dalla pancia? Un culo, finto. Ok, la uccidi per favore? Sì, la uccido. Ok, calmati. Sto sul cazzo. Mori, puttanella, non ti vedo se ti nascondi dietro allo schermo. Ma guarda che scappo come una stronza. Stronza, mori. Na. Io odio andare per le strade oblique perché devo andare tipo a quadratelli. Ecco, allora. Cerca bene. Che sì. Poi c'è anche una porta che ti porta in un altro posto. Sì, ok.
Che cazzo vuoi? Ho scoperto che non sono 50 gli effetti, sono 24 e lì c'è una porta. Watch. Perché c'è un'altra pimpina che volessi? Watch! Watch! Aspetta, devo parlare con la bimba. Oddio, le esce la testa! Come le esce la testa? Guarda! Che carina. Che brutta, la uccido. Che brutta. Intanto sto tipo coprendo tutte le bimbe minchiate che ho scritto lo zaino di prima media. Figata. Figata. Oh my god. Questo qua è il cubetto. Oh, che cazzo stai facendo? Sborra. Aspetta, vediamo se posso renderlo felice con il midget. No. Uccidilo. Vabbè. Se non funziona un power up, uccidiamolo, no? Questo non funziona. Questo power up qua comunque lo voglio usare contro al... Uccidiamolo. Non è servito a un cazzo. No. Oh, mi posso sedere? Fermo, aspetta lì per un attimo. Mi devo lamentare? Magari se non lo uccidevi... Vaffanculo. Usciamo e rientriamo, funziona sempre. Appunto. Allora, sediamoci. Che fai, amico? Cosa qual è il tuo scopo? Aspetta un po'. Aspetta, lo faccio sboccare e poi mi siedo. Cosa? Non ho capito. Che cazzo devo farci qua? Demon, no. Facciamo piovere. Magari funziona. Ti sbocco in faccia. Oh, con uno faccio girare l'ombrello, che roba tenera, io lo faccio sempre. E anch'io. Così arriva tutta la pioggia sugli altri. Esatto. Dai, è inutile sta stanza, Sara. Già abbastanza. Andiamocene. Ciao ciao. Vai via. Oh, un'altra porta. Entraci. GGWP. Oh, ah sì, ho capito. È naturale. Cos'è quel Che cazzo sei tu? Un boh, non si capisce. Esci. Aspetta, tu cosa sei? Oh! Cosa? Menu color scheme changed. Che quindi? Tipo nel menu adesso? Mm? Che cazzo? Eccolo, mi tocca con la merdaccia per terra. Il flauto! Cosa fa il flauto? Te lo metti su per il culo, non so, se lo vuoi suonare. Che figata, guarda! Calmati, porca puttana! Il menu di colore diverso. Va bene. Cosa fa? Se lo mette in culo. Vado in giro col flauto adesso. Non glielo davanti alla faccia da culo là. Ciao Troia. Io un flauto, te no. Io un flauto e te no. Basta, aspettiamo. Fa tipo una canzoncina. Perché c'è un altro di quegli stronzi? Tranana. Mi grattano le palle! Che cazzo? Che stupido! Amore, non grattarti le palle. Mi grattano, non è colpa mia. Che cretino! Vai nella stanza delle porte! Ultimo tratto. Se non c'è niente qua... Andiamo alla stanza delle porte. Ok, te la andiamo. Non c'è niente. Bravi. Vorrei. Dai! Le trollate. Ok, torno alla stanza delle porte. Quello che ti mette giù una chiamata, brutto porco. Ciao a tutti! Ciao a tutti. Minchia, c'era anche un Ora. Bordello in quella cazzo di stanza. Fermo! Vai in alto? Mm-hmm. Vai in alto! Fammi togliere Medamaude. No, vai in alto, quella col puntino rosso. Stanza di numeri. Arancione. Esatto. Siamo già stati qua. Ora cerca una porta. Ok, cerchiamo qualcosa. Io adesso vado a vedere... tutte le cose belle. 150, 7766, guarda. No! 5, 42, 42 la risposta, che cazzo sei tu? What? Perché lo fai? Posso ucciderti? Sicuramente posso ucciderti. Addio. Che poi uccidere non serve, però boh. Ti fa sentire più completo. 8-8. Perché vedo... Cazzo, non so se sto per sboccare o per tirare un rottazzo di quelli potenti. Ho trovato tipo un tizio davanti a una porta. Qua sì che serve uccidere. Sì, uccidilo. Andiamo. Uccidilo. Aspetta!
Oh merda, cos'è quel buco di merda? Beh, io me li levo dalle fermo, palle. Fermo, non ti muovere. Non ti muovere. Io li levo? No. E vado avanti. Devi spostare. Cos'è quella cosa in basso? È una medusa? Guarda, toccala. Senti, Sara. Valla a toccare. Sì, la sto andando a toccare. Tocca la medusa. Tocca la medusa. Levatemi dalle palle, Cioè, ma, oh, mi ha dato un soldo. E del soldino. Quanto mi ha dato? Altri 100 yen. Spostali qui, stronzoni. Spostatevi dalle palle. Ecco la medusa. Un altro cash mule mi ha dato. Toccala! Tocchiamo la medusa. In realtà quella non è una medusa, io so cos'è. Cos'è? Ti dico solo, quello è un naso. Come un naso? Dio. È un naso. Cioè, quello è un naso. Devi ucciderli, devi uccidere tutti quanti nella stanza. Tutti cosa? Eh già. Una faccina. Che brutta faccia che hai. E ora? Ci pisci sopra. Quindi? Quindi non ti serve un cazzo. Continuiamo. Davvero? Allora, già. Allora. Fantastico. Che cazzo faccio qua io? Magari col coltello scappano. Sì, col coltello scappano. Grazie al cazzo, se punti il coltello in faccia a una persona vuoi vedere che non scappa. Ma non sono persone questi. Bravissimi, fate passare Madozuki. Ora, vai in giro. Cerca una porta. Bicicletta. Una porta. Con la bicicletta mi sento molto più figo. Cos'è quel simbolo là in basso, guarda? Tan tan tan. No, fotte sega, cerca una porta. Non ci posso arrivare là. Oh, yeah, yeah, yeah. Questo qua c'è tipo una faccia non sense. Yeah, 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 yeah. Ok, qua sotto cosa ci è? Cerca una... Sì, sto andando. No, 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 no. Ma sti numeri qua vogliono dire qualcosa? Vai su! Su? No, vai giù. Amore. Vai su. Decidi. Vai. Di là. Vai su. No, bravo. 9, 9, 9, 88. No, qua abbiamo fatto un giro intorno. Ok, sei stupida te però. Allora andiamo giù di qui. Vai giù. Ti amo tanto. Anch'io ti amo. Guarda che sui muri ci sono tipo delle braccia, delle gambe. Sì, guarda che io so tutto della vita. Che cosa abbiamo trovato giù? Quel posto che avevamo trovato l'altra volta. Perché qua lo sbocca? No, qua c'eravamo già stati. Che poco di merda, no. Ah! Gli armadi. Ok. Qui avevi trovato la testa mozzata. La testa mozzata. Qua posso stare. Ah, ma che figata, posso tornarci qui? Oh, ma questa puttana. Prova ad ucciderlo. No, mi ha mandato qua. Oh, no, god. Che cazzo. Ho calpestato il simbolo di prima e sono diventati tutti così. Vabbè, me lo aspettavo che sarei finito qua, perché questi posti qua chiusi sono apposta per loro. Comunque, torniamo lì, dai. Per questa parte abbiamo fatto abbastanza, direi. Oh, yes. Un pizzicotto con Medamaude addosso. ti tiri tipo la pelle della mano. E pizzicotti la mano. Ah, ok. Beh, dai, abbiamo fatto abbastanza. E volevo fare una cosa carina a proposito. Che cosa? Tipo, alla fine delle parti, fare come uno zoom sulla televisione. Fare tipo un video da cliccare e mandare alla parte precedente. Oh mio Dio. Comunque sono cose che a te non interessano, lo faccio io, quindi vabbè. Si potrebbe fare. E invece le miniature... Lo fa la medusa! Esatto, le miniature dei video le fa Sara. Bene, quindi salviamo. E per questa parte abbiamo fatto un troppo. Quanti effetti abbiamo? Vediamo, ne abbiamo 10 perché uno sono le istruzioni. Non hai mai visto giorno? Ah, giusto che io sono andata a vedere i video, tu no. ma io qua non ho mai visto di giorno. Figata, io avevo visto solo... Bellissimo, è bellissimo il colore del cielo, tipo tutto... Sì, ma è bellissimo, invece di notte sembrava tipo che abitasse in una dimensione parallela, non si capiva nemmeno che era notte. Invece è una figata il cielo di giorno. Ok, rientriamo in casa e chiudiamo qua. Ciao a tutti da Riccocune Medusa. Ciao a tutti! E andiamo a dormire, dai, va là.